Tempo di bilanci, di consuntivo di fine anno anche a Gorizia. In questa intervista il sindaco Ettore Romoli parla soprattutto del problema profughi. La versione integrale andrà in onda sabato alle 21 all'interno di ISONZO News. E voi siete stati come, come Gorizia forse tra gli antesignani della venuta nella via dei Balcani di afghani e pakistani. L'avete risolta o siete ancora, diciamo, nei guai? Siamo assolutamente nei guai. Cosa è successo a Gorizia? Gorizia aveva mediamente una cinquantina di richiedenti asilo che venivano ospitati a cura della prefettura in un albergo cittadino, problemi non ne esistevano. Poi durante i mesi estivi c'è stata una presenza non molto numerosa, una ventina, una trentina di persone che si sono accampate in Isonzo. In quel momento è scattata la brillantissima idea da parte della provincia di attrezzare una tendopoli nel centro della città che ha richiamato circa un 150-160 ulteriori proroghe. Questo non lo dico io, ma l'ha detto l'assessore Torrenti in una recentissima conferenza stampa. Questo, da quel momento è cominciata la disgrazia di Gorizia. C'è stato il tantan, continuano a pervenire richiedenti asilo non solo, come si dice, dalla rotta balcanica o addirittura dal Mare Nostrum, ma semplicemente si spostano da tutta l'Europa e continuano a venire a Gorizia, dove sembra che la Commissione sia piuttosto tollerante e dove c'è un'accoglienza che tutto sommato è piacevole. Sì, infatti l'assessore Torrenti ha detto che almeno a Gorizia sono stati trattati da umani. Soddisfazione? Beh sì. Soddisfazione sì, non possiamo negare questo, però deve essere trattati da umani, ma ci deve essere la solidarietà vera di tutta la provincia e di tutta la regione. Io mi sono rifiutato di firmare il protocollo sia in provincia sia in prefettura. Lei può constatare se quel protocollo ha dato minimamente un risultato positivo. Assolutamente no, e continuerà a non darlo. Quindi Gorizia è sola a affrontare questo problema. Lo affronteremo e spero, con l'aiuto di tutti, riusciremo anche a risolverlo.